Non è passato molto tempo da quando eravamo qui per il Giro d'Italia. Adesso seguiamo una squadra sportiva, una puntata tutta sportiva, una squadra, ma che dico, sono un po' distratto, devo dire, essere sincero, perché io non ci capisco quasi nulla di pallacanestro. Ecco, avete capito che stiamo seguendo una squadra di pallacanestro, si chiama Stabia Amicizia Sport, ecco, e chiaramente hanno chiamato me per fare la cronaca di questo pomeriggio, di questa gara, perché tutti sanno che sono il presentatore più alto che ci sia in televisione, quindi grazie alla mia altezza posso tranquillamente parlare con lui. Tu sei uno dei giocatori? No, non sono. E perché sei così alto? Io gioco nella serie nelle giovanili. Giochi nei giovanili? Siamo venuti a vedere la partita. Ah, ma con la tua altezza farai qualcosa? Diventerai? Speriamo. Bene, e quando tu sarai un famoso giocatore di pallacanestro? Io ti seguirò e ti intervisterò come questa volta. Grazie. Nel frattempo io sarò cresciuto e quindi saremo alla stessa altezza. Quanto sei alto a proposito? Io 1,97. Ah, quasi quanto me. A chi sei figlio tu? A mio padre. Bene, perfetto. E anche a tua madre? Yes. Meno male. Dipende, non si sa mai. No, ma siamo sicuri. Dov'è? Sei tu? Quanti anni hai tu? 12. Velocissimo, adesso stiamo andando a Caserta per una partita valevole per la promozione in C1. Io posso giocare, ecco. In inverno. No, sarà quanto è? 1,90, 1,95. Non esageriamo. 1,90. Insomma è alto. E allora tu sei il fratello che aspira a diventare. Io sono il fratello maggiore che purtroppo anni fa ha dovuto appendere le scarpette al chiodo. Perché? Vabbè, per motivi. Problemi d'amore. Insomma, no, mi scassai la caviglia. Tutto ah, vabbè, tutto, vabbè, problemi ortopedici. Senti, ma esatto. Tu sei qui? Sono qui. Per fare il tifo per tuo fratello? Come capo tifoso, sì. Capo tifoso. Capo... la televisione concorrente, si chiama TV7, la televisione di Benevento, è concorrente a noi, non ci interessa loro. Siamo per una televisione da Antenna 3. Ecco Ciccio sulla linea di confine. Lei per quale squadra tifa? Ma cambiate canale, vinceremo! Non cambiate canale, ci vediamo fra un po'.
1, 2, 3. Una persona che parla al telefonino, andiamo a vedere che cosa sta facendo. Vediamo se... Ah, non stai facendo la telecronaca. C'è una telecronaca per chi? Come? Per Giulio Clemente che si trova a Milano. Bene, telecronaca privata per Giulio Clemente a Milano. Fai il bravo. Una rimonta incredibile, io non ci capisco nulla, quindi che ti posso dire? Guarda il 14, è più forte. Guarda il 14. Agostino Ricciardi. Ruggiero. Ciao. Spettatori di Antenna 3, vi state divertendo sì o no? Se vi state divertendo, sì, perché sennò avrebbero già cambiato canale. Non Eccolo che si aggiusta il pantalone, poi assume una posa guerresca col suo fischio, che è più che un fischio, è un'arma. Guarda con questo sguardo assatanato. Guarda, eccolo, sempre con questo suo sguardo un po' satanato, se un po' si aggiusterà il pantalone. Sicuro, eccolo, no, si è aggiustato un'altra cosa. Un po' il pa, eccolo qui. Adesso, eccolo lì, riparte, gli hanno messo anche una mano sul sedere a dimostrare la confidenza che c'è tra il calciatore e quello alto. Guarda, questo qui, alto, ha messo una mano sul sedere a lui. Saranno probabilmente vecchi amici, abbiamo scommesso un altro. Ripartito, sicuramente è arrivato sotto questa meta, farà qualche riparazione al suo corpo, per forza. Eccolo, si aggiusta il pantalone. Eccolo lì. Adesso ho lanciato la palla, statisticamente lui dovrebbe ripararsi un po' le mutande. Ecco una scusa che passa davanti al calcio, ecco una mano in culo, ecco un'altra mano in culo.
messaggi. Adesso lo seguiamo. 5. E vanno agli spogliatoi. 5. Bene, le luci si sono spente. Noi siamo quasi, si può dire, esausti, ma la felicità è grande. Questa squadra ha vinto e finalmente possiamo tornare a casa felici e contenti dopo questa passeggiata. Il pulcino anche a Benevento, guarda. Noi penso che non abbiamo niente da rimproverarci. Senti Angelo, quanto hai sofferto in questo incontro e che cosa hai venuto a mancare rispetto ai precedenti incontri? Mi fa piacere, non ce la faccio più, sono tutto bagnato. La voce è andata via, ti hanno fatto una bella doccia. Ma hanno fatto proprio una... Posso farne una io? Forse che il pullman parte! All'incontro di box l'altro giorno la sorella dell'operatore, come ti chiami? Anna, perché qui? Perché oggi sabato pomeriggio, non da un'altra parte? Perché faccio parte del comitato. Faccio vedere, fa parte del comitato. Comitato organizzativo, istituto suore carmelitane. Vuoi diventare suora da grande? No, per l'amor del cielo. E allora, salve, lei per chi sta riprendendo? Così, una domanda un po' così, ma per quale motivo questa domanda? Perché io non... Per me stesso e per i miei figli. Bene, allora un operatore professionista. Sì, mi diverto con i miei bambini. Che si è comprato una telecamera da 10 milioni per riprendere i propri bambini. Forse un reato? No! Meno male, pensavo. Voglio dire, lei è stato talmente appassionato per la performance dei suoi che bambini. Che ho comprato una macchina professionale per riprendere i miei bambini. Bene, questo è un amore per i propri figli che si è trasformato in telecamera. Una spiegazione un po' filosofica la mia. Grazie. Antenna 3, tutti. Molto lì. Molto lieto anche io, anche lui. Sai come si chiama lui? No, come... Ciccio. Ciccio bello o ciccio brutto? Ciccio, senza... Senza bello e brutto. Poi non si sa, i nostri telespettatori che commento daranno. Brutto, bello, non si sa. Salutiamo il nostro operatore e diamo la mano sinistra. Aspetta, la mano sinistra. Perché non ci dà la mano destra? Perché è occupata. Non la vogliamo far cascare. Bene, salvaguardiamo la telecamera. Scendiamo giù. Andiamo sotto. Ops. Come si fa ad andare? Ah, eccolo di qua. No. Ma come si fa? Io non conosco lo stadio perché poche volte sono venuto a vedere la partita, anzi forse mai. L'ultima volta che sono venuto qui c'era, si giocava contro la Turris, mi sembra. Aia, cascavo e si sono dati tante di quelle mazzate, vi giuro, è fatto di tutto. Io mi ricordo c'era un signore con un ombrello all'interno del quale conservava delle pietre. C'erano delle pietre e in queste venivano lanciate in testa alle persone. Salve, quante telecamere? Guarda quante telecamere, vieni un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 telecamere in 20 metri quadri. Salve, lei ha un atteggiamento da uomo dei servizi segreti, o da poliziotto in borghese, o da carabiniere, o da papà. Quale di queste è la risposta? Da papà. Ma nella vita cosa fai tu? Commerciante, niente a che fare con le forze dell'ordine? Niente a che fare con la legge, hai sbagliato persona allora. Ciao Marianna, abbiamo già visto lei in altre occasioni. Guarda, la telecamera è lì, però forse se ci alziamo ci vede, va. Eccola qui, Marianna, la presentatrice di questa serata.
Com'è che ti sei ritrovata qui, vestita di rosso all'improvviso a fare questo? Ma io conosco l'istituto da 10 anni e con tantissimo piacere che ogni anno... Un attimo, una parentesi, l'istituto di che? Santa Scuola elementare e materna. Va bene, la voce fuori campo era quella della suora, come vi chiamate? Gabriella. Suora Gabriella, che dopo speriamo di vedere, la telecamera è lì su, quindi, eccola, guarda. Eccola qui la suora Gabriella, vedi? Faccio un cenno, eccola lì, l'operatore, vedi quello che saluta. Che scherzasse, io pensavo che scherzasse. No, no, facciamo sul serio. Antenna 3, si vede all'istituto delle suore? Certo. Si vedono tutte le televisioni? Credo sì, che tutte le antenne. Abbiamo l'antenna parabolica, non è vero? E riprendiamo la comunità. Attenzione. Con una famosissima palla. Scusate, no, è che... Conoscete questo pulcino? Questo è il pulcino di Antenna 3. Mercoledì alle 23, fa anche rima, potrete rivedere i vostri figli, i vostri cugini, i vostri zii. Ci sono zii in mezzo? No, troppo vivi. Potrete vederli su Antenna 3 nel programma Tutti alle 23 di mercoledì, oppure se avete già preso sonno alle mercoledì potete vederlo sabato alle 2, ok? Ci vediamo con il nostro pulcino. Adesso il pulcino è Marianna, ciao. Prego. Entriamo quindi in questo mondo magico con la più classica delle favole, dicevo, Biancaneve e Sette Nani. La storia è famosa, c'era una volta... Io sono uno dei sette nani. ...che pretendeva di essere la donna più bella del mondo, ma la figliastra Biancaneve la superava in grazia e bellezza e per questo doveva soccombere. Biancaneve trovò così rifugio nel bosco. Sta emozionando. Di sette adorabili nanetti, impersonati oggi dai bambini di scuola materna. Ti sei emozionata? No, perché lo perdevi il filo qua. Ah, deve essere il filo del discorso. Ti rivedo. Ci siamo? Ah, io non vedevo il Tolly, perché questa è una telecamera che spegne anche le lampadine. Ecco qui, la tribuna, quella che non vedevamo. Abbiamo qui la professoressa d'italiano. Professoressa, allora dopo tanti anni ci rincontriamo in una sede diversa, che non è quella della scuola. È quella tua. Non è quella mia, non è neanche quella vostra. Questa non è la mia, ma è la tua. No, la mia è la strada. No, la mia è la strada, io sono ovunque. Quindi ti trovi bene? Mi trovo bene anche qui, sul prato di un campo dove ci sono state tante battaglie. Parliamo del nostro passato, com'è che io non andavo mai bene in italiano? Com'è questo? I nostri telespettatori devono decidere se il modo con cui io parlo con loro è poco comprensibile. Quindi se il mio modo di parlare con loro è poco comprensibile, vuol dire che la professoressa aveva ragione. Dopo questi sacrifici, allora vuol dire che io adesso sono maturo. Certo. Parla la preside dell'ITIS. Ecco, io dico che noi seminiamo, ma non abbiamo sempre la fortuna di raccogliere i frutti di questo seme. Tu sei un fiore che è nato dal seme, concimato con tanti sacrifici, anche i tuoi, quelli che hai fatti patendo sui banchi di scuola, quelle ansie, quei timori, ma oggi sei completo, significa che sono stati utili. Bene, abbiamo scoperto una preside non solo diplomatica, ma anche e soprattutto con una vena di animatrice, perché l'abbiamo vista davanti ad una platea di migliaia di persone, senza un minimo di emozione, anzi con enfasi. Certo, perché bene. Voi siete i miei tesori, come Cornelia. Cornelia ne aveva due, io ne ho migliaia. Bene, siamo con te. E tra questi sei tu. Grazie, grande soddisfazione per me e per voi, e anche la professoressa italiano che è stata un po' tagliente con me, però non fa niente. Ti voglio sempre bene. Ti vuole sempre bene. Ci rivediamo più tardi, mi raccomando, non cambiate. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need. Finalmente due lampadine rosse, non una sola, due. Sono molto 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 felice, un po' provato dal mio dialogo con la mia professoressa italiana, con il quale sono ancora molto 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 arrabbiato. Ma veniamo a noi, io vorrei andare al centro di questo campo di calcio, perché questa mia corsa mi ricorda delle immagini in un video di...
Le Croce vi saluta. Ciao! Questa puntata. Grazie per averci seguito. Dal centro del campo di calcio, Daniele Croce vi saluta. Ciao! Esmeralda. Esmeralda, per una coreografia veramente, veramente carina. Immaginate cosa pensano i vostri genitori da lì su. Te lo immagini lo spettacolo da lì su, tutti quanti voi colorati in coreografia? Sì. Ma perché l'ombrello? Per il sole. Il sole che va, ci vorrebbe un ombrello a bambino allora a questo punto, per giustizia sociale. Non si può, non si può, non ce ne sono tanti. Allora la sola è privilegiata in questo caso. Diciamo che sono privilegiate, però loro si siedono e io sto in piedi. Ecco, allora quindi, il conto è pareggiato in questo caso. Allora. Beh, ma lei è stanca? Io no. Quante volte avete organizzato questa cosa? Già, sono parecchi anni. Sono parecchi anni. Buono. Millenni, tu non eri ancora nata. Sono parecchi. Lei di dov'è? Di Castellammare. Ah, quindi non si è allontanata molto dal suo luogo di nascita. Ma perché lei tanti anni fa ha deciso di farsi suora? Ehi, sei arrivato in un momento poco. È bellissimo poco parlare della decisione di farsi suora in mezzo a un campo di calcio. Sono d'accordo che è bellissimo, però come faccio? Si è mai pentita di questa decisione? No, no, per carità, mai, mai. Mai che mai in momenti come mai questi. Mai pentita, mai pentita, neanche in questi momenti. No, no. Non è più bello oltretutto, certo. Della sua canonizzazione, ho detto bene? No, ho sbagliato. No. Un'altra cosa. Che significa canonizzazione? No, non lo so. Vabbè, troppe domande. Male il pulcino. Virgellina, eccola lì. A che velocità siamo? Siamo a 160 all'ora. Eccoci qui atterrati. Che la leva di sicurezza non gira. Come? E i pompieri non li vogliono chiamare. Sette persone all'interno di un ascensore, alcuni di loro sono feriti gravemente da colpi di Kalashnikov. Un'asta che praticamente è una scopa. L'asta del 2000. Dai, la... ecco. Vedete di aprire al primo piano. Aprite al primo piano, così uscite. Uscite che giù. Noi saliamo al primo piano e vediamo se riescono ad aprire la porta, vai. Eccoli, 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 ce l'abbiamo fatta. Contiamoli, fatti di qua, contiamoli. Contiamoli uno per volta. Questo è il primo. Soffrite di claustrofobia? No, è stato spaventoso perché abbiamo fatto una discesa. We'll be right back.
andate al Piper questa sera? Dove andate? Andiamo in un pub, perché c'è troppa gente. Una serata tranquilla, romantica. Romantico. La notte di Halloween. Sì. Ciao. Ciao, grazie. No, ma loro chi sono? Chi sono questi ragazzi? Cosa? Come si chiama questo gruppo? Non lo so. Come si chiama il vostro gruppo? Per il momento non ci sta in mano. Cosa? Voglio fare commenti. Non lo so. Perfetto, e con questa base musicale chiudiamo il servizio da un posto che non ben identificato. Non abbiamo capito dove siamo, non abbiamo capito loro chi sono, non abbiamo capito che tipo di musica fanno. Per esempio, dove saremo fra, che so, fra qualche anno? Ciao! Se vado di qua vado a nord o vado a sud? Non lo so, tieni il microfono, che io vado verso dove ti portano i binari.